Il 13 dicembre 2008 Marco Perego, a soli 6 anni di età e dopo un anno di cure per un male incurabile, ha lasciato per sempre il suo papà, la sua mamma e sua sorellina Chiara. Nel dolore, la famiglia Perego, residente a Morazzone, ha trovato la forza di pensare a chi sta vivendo lo stesso calvario. Una serata spettacolo all'oratorio con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del reparto pediatrico dell'Istituto dei Tumori di Milano. Il dono del mio sorriso per la speranza di tanti è il motto della serata dedicata a Marco Perego. Impossibile per la sala parrocchiale accogliere tutti coloro che hanno risposto all'invito di Marino e Laura, gran cerimoniere, un rasserenante Enrico Beruschi, ben supportato da musicisti e cantanti, un coro gospel ed un coro molto particolare, composto dai compagni di scuola di Marco, con la sorella Chiara nei panni della solista. Suona, si incontrano i bambini sulla riva dei mondi sconfinati. Vaga la tempesta per il cielo dei molti sentieri. Naufragano le navi nell'acqua dei molti sentieri. La morte è in giro e giocano i bambini. C'è un grande convegno di bambini sulla spiaggia di mondi sconfinati. All'incontro non hanno voluto mancare i primi cittadini di Morazzone e Gazzadaschianno, diverse realtà del sociale, amici, gente comune che magari nemmeno conosceva Marco, ma comunque sensibili verso un dramma che, come ha sottolineato il dottor Andrea Ferrari, può entrare in qualsiasi famiglia, in qualsiasi momento. Al termine della serata è Ferrari a ricevere dalle mani di Marino Perego un assegno gigante dove è scritto il ricavato di tanta e sentita partecipazione. Sul palco c'erano anche gli altri medici che hanno curato Marco all'Istituto dei Tumori di Milano, Carlo Clerici e Cristina Meazza, insieme alla psicologa Barbara Giacon. Tante famiglie arrivano nel vostro istituto anche da fuori Milano, anzi da tutta Italia. Qual è la difficoltà spesso delle famiglie, oltre a quella vostra, di dover dare questo tipo di diagnosi? Sì, noi curiamo circa 200 nuovi casi all'anno di bambini con tumore solido, e circa 40-45% di questi bambini arrivano fuori regione. Questo perché l'Istituto del Tumore di Milano è un centro di riferimento nazionale e internazionale per la cura di queste malattie. Il discorso delle difficoltà delle famiglie è uno dei discorsi principali che noi cerchiamo di affrontare anche con il supporto di un assistente sociale, di un gruppo di psicologi, questo perché il trauma di ricevere una notizia come questa da parte di una famiglia credo che non abbia paragoni. Le famiglie si ritrovano catapultate di colpo in un mondo di sofferenza, di incognite per il futuro, sentono medici parlare di prognosi, di percentuali di guarigione, e per cui c'è bisogno veramente di tutto un sistema di aiuto psicologico e anche pratico, perché sono famiglie spesso che sono si ritrovano sradicate dal punto di vista sociale, lontano magari da fratelli che sono rimasti a casa, con difficoltà economiche. E in questo senso è fondamentale l'aiuto che noi possiamo dargli. Abbiamo delle case sociali di accoglienza vicino all'ospedale, abbiamo modo di cercare di dare dei supporti economici a queste famiglie. E in questo senso è fondamentale poi trovare anche dei fondi per questo tipo di attività, fondi che vengono reperiti in genere attraverso associazioni di volontariato, attraverso iniziative come questa, in cui tutto il ricavato viene utilizzato appunto per il supporto delle famiglie e l'attività psicologica nel reparto di accoglienza pediatrica. Dopo una delle tante giornate come le sue, impegnative sotto ogni punto di vista, quali sono i pensieri che hanno nella testa tornando a casa? Questa è una bella domanda. Fare un oncologo pediatra non è una cosa facile. Noi in genere nasciamo come oncologi. A me è capitato casualmente di innamorarmi di questo tipo di lavoro e poi
alla fine la vita resta impregnata da quello che è l'attività quotidiana, tutta la nostra vita professionale è dedicata alla cura dei bambini con tumore ed è veramente difficile tornare a casa a staccare e non pensare a quello che hai fatto il giorno, le persone che hai incontrato, le battaglie che hai vinto e quelle che hai perso. Io ho anche la sfortuna di aver sposato una collega che lavora con me, per cui noi ci portiamo a casa probabilmente più di quello che dovremmo. Però l'impressione è che tutti quelli che hanno deciso di lavorare nel nostro reparto sono persone che non fanno questo lavoro come farebbero un altro lavoro. Ma un po' un termine abusato, però credo che si possa dire che fare l'oncologo pediatra è un po' una missione. Lavoriamo 12 ore al giorno, stipendi che potrebbero essere 3-4 volte tanto se solo facessimo altro e non questo tipo di lavoro, per cui io credo che alla fine fare questo lavoro sia tanto gratificante quanto poi da un punto di vista reale molto difficile, molto faticoso. È gratificante anche in serate come queste che tante famiglie anche non toccate da questo dramma sappiano dirvi grazie. Sì, io ho detto prima, sentire la Chiara che cantava la canzone per suo fratello mi ha commosso veramente. E noi rimaniamo stupiti ogni volta che ci sono eventi come questo di quante persone vengono, di quanto la gente veramente sia interessata a cercare di capire, a cercare di aiutare, a cercare di stare vicino a chi soffre. Così come tutti i giorni noi rimaniamo davvero, davvero colpiti ogni volta con stupore di quanto sono incredibili i bambini che sono malati, le famiglie che hanno i loro bambini malati. Io che ho un bambino penso a cosa farei io in una condizione analoga e non riesco a capire come possono trovare queste forze, queste risorse interne per affrontare tutto questo percorso di diagnosi, di cura e si spera di guarigione. Io sono contento che ci sia tanta gente qua e in particolare i medici che hanno curato Marco, nonostante sia andato a finire in questo modo qui, però noi crediamo in questa cosa e questo è uno di queste, diciamo, questa sera diciamo cerchiamo di dare un contributo per dare un segno che bisogna crederci sempre fino in fondo, fino a quando non abbiamo più fiato. Per tutte le persone che purtroppo anche andando avanti dovranno avere questo calvario come abbiamo avuto noi in famiglia, però dobbiamo crederci e continuare, mai mollare.